Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Claudia e oggi continuerò a fare questo riassuntone dell'inchiesta che si sta tenendo in America riguardo ai fatti accaduti a Capitol Hill il 6 gennaio 2021, che per favore non fatemeli rispiegare, vi lascio i link dei rispettivi video, andateli a vedere, per favore. Comunque, oggi analizzeremo i giorni 5 e 6 di questa inchiesta, da cui fino ad ora sono le giornate un po' più interessanti, secondo me, perché sono emerse teorie del complotto parecchio particolari. È emersa anche una testimonianza che, se vera, perché in realtà è una testimonianza di seconda mano, farebbe emergere quello che, più o meno mezzo mondo pensa di Trump, cioè che è una persona abbastanza egocentrica ed egoista. Se non fosse stato così, probabilmente non avrebbe architettato questo presunto piano, per rimanere a capo degli Stati Uniti d'America. Quindi il giorno 5 si concentrerà, diciamo, su come, Trump abbia tentato di portare il Dipartimento di Giustizia dalla sua parte. E in questo caso esce fuori una testimonianza di una persona che per me praticamente è diventato il king dello Stat, cioè veramente. Vedrete cosa risponde questo signore. E il giorno 6 invece ha un'unica testimonianza maestra, che è quella dell'assistente, del capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadow, e questa assistente si chiama Cassidy Hutchinson, da cui appunto emerge, una testimonianza shock, però, da prendere con le pinze, secondo me, secondo il mio umile parere, perché in realtà è una testimonianza di seconda mano, cioè Cassidy ha raccontato alla commissione quello che è stato a sua volta raccontato a lei. Quindi non so, vedremo, poi mi direte cosa ne pensate voi. In qualsiasi caso, se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale. Adesso basta chiacchiere e iniziamo. È il 23 giugno del 2022 e inizia la quinta giornata di inchiesta sui fatti accaduti il 6 gennaio 2021, a Capitol Hill. Come si apre questa giornata? In realtà inizia un po' prima, perché qualche ora prima dell'inizio delle udienze, è stata perquisita dall'FBI, dagli investigatori federali, la casa di Jeffrey Clark. Chi è Jeffrey Clark? Era un membro, e anzi penso che sia ancora un membro importante del Dipartimento di Giustizia, che nonostante abbia negato qualsiasi coinvolgimento sui fatti del 6 gennaio, in realtà a quanto pare le testimonianze fanno emergere che lui era una pedina importante nel piano di Donald Trump per rimanere al potere. Infatti questa giornata ruota proprio intorno a Trump, che ha tentato di portare dalla sua parte il Dipartimento di Giustizia durante i suoi ultimi mesi di mandato. Perché dico questo? Perché il Dipartimento di Giustizia in tutta questa vicenda ha un ruolo comunque importante. Per quale motivo? Mentre la commissione d'inchiesta è fatta dal Campidoglio e non ha potere di condannare Donald Trump, il Dipartimento di Giustizia, se avvia un'indagine, e a quanto pare l'ha avviato un'indagine perché proprio qualche giorno fa, è uscita la notizia che l'FBI è anche entrato in casa di Donald Trump per reperire alcuni documenti che, secondo alcune testimonianze, lui avrebbe portato a casa sua, non si capisce se come trofeo o per nascondere alcune cose. Insomma, parleremo anche di questo nei prossimi video, comunque, tranquilli. Insomma, il Dipartimento di Giustizia, appunto, ha il potere di condannarlo, quindi, ha un ruolo importante. E nei giorni 3 o 4 della commissione d'inchiesta, il Dipartimento di Giustizia ha proprio chiesto alla commissione di consegnare le trascrizioni delle varie udienze che hanno tenuto in questo anno, in questi giorni, perché queste qua sono le udienze pubbliche, ma in realtà la commissione in privato ha sentito questi testimoni anche nei mesi precedenti, a giugno-luglio, insomma. Però il capo della commissione, Benny Thompson, ha detto che avrebbero consegnato tutto alla fine di questa inchiesta. Nel frattempo, comunque, a quanto pare il Dipartimento di Giustizia sta avviando le proprie indagini, e si vede tanto con l'ultima perquisizione di casa di Donald Trump, quanto con questa perquisizione di Jeffrey Clark, da cui ancora non è stato reso pubblico cosa è emerso in realtà. Quindi noi ci limitiamo, insomma, a quello che è stato detto nel giorno 5.
Quindi da dove si parte? Si parte da un incontro fatto nello studio Vale, quindi lo studio che è praticamente quello del Presidente degli Stati Uniti d'America, in cui è partecipato Jeffrey Clark. Perché? Cosa doveva succedere quel giorno? In pratica Donald Trump voleva togliere dal ruolo di procuratore generale l'allora Jeffrey Rosen e sostituirlo appunto con Jeffrey Clark, perché secondo Trump Jeffrey Clark, con i poteri che aveva, che gli erano stati dati insomma dalla legge federale, poteva convincere gli esponenti dei vari stati a ribaltare come sempre i risultati delle elezioni che avevano dato come vincitore Joe Biden, il suo avversario, nelle elezioni del 2020. Quindi, però, cosa succede? Che prima di tutto i presenti nella sala ovale, che vi dirò tra poco chi erano, hanno tecnicamente minacciato Trump dicendo che se avesse cambiato il procuratore generale, loro si sarebbero dimessi in massa dal Dipartimento di Giustizia. Quindi, chi era presente durante questo incontro avvenuto nel dicembre del 2020? Non l'avevo detto, è avvenuto nel dicembre 2020 questo incontro, quindi dopo il novembre 2020, quando era stato proclamato vincitore Joe Biden, insomma. Quindi, tra questi, tra i presenti, c'è Richard Donoghue, che è proprio lui il re dello staccio, secondo me, perché adesso vi dico come rispondeva e quello che ha detto. E lui era praticamente il vice di Rosen. Ha testimoniato che durante questa riunione lui ha analizzato le competenze che aveva Jeffrey Clark e in soldoni dice che in realtà Jeffrey Clark non era affatto competente per ricoprire il ruolo di procuratore generale, e lo dice con queste parole. Anzi, per dire che Clark è inadatto, usa l'avverbio tristemente, quindi dice proprio Clark era tristemente inadatto a ricoprire questo ruolo, e in più dice anche Donoghue che il piano che voleva mettere in atto Trump era praticamente infattibile, non poteva essere messo in atto e sarebbe stato un insuccesso. Comunque, Donoghue usa queste parole: tu sei un avvocato ambientalista, che ne dici di tornare nel tuo ufficio e ti chiameremo quando ci sarà una perdita d'olio? Quindi già qua capiamo che personaggio è Donoghue, non le manda a dire, insomma, mi è stato simpatico, devo essere sincera. Comunque, cosa succede poi? Sempre Donoghue apre l'idea che scorresse tra le mura della Casa Bianca durante la presidenza di Trump una teoria del complotto in cui, indovinate, è coinvolta l'Italia. Perché? A quanto pare, il segretario della difesa Chris Miller avrebbe contattato, su richiesta della Casa Bianca, il suo corrispettivo in Italia, in quanto pensavano che il governo italiano avesse dei satelliti in grado di cambiare, di modificare i voti dati a Trump in voti dati a Joe Biden. Ovviamente, una volta entrato a conoscenza di questa cosa, Donoghue l'ha definita una pura follia. Anche in questo caso lui è molto pragmatico, ma con due parole mette a posto tutto, anche perché tanto i posteri potranno stabilire se questi satelliti, che è tanto potenti da decidere le sorti delle elezioni in America, dall'Italia, fossero mai esistiti o meno. Comunque, quindi il giorno 5 si conclude con questo finale fantascientifico e si apre il giorno 6, che avviene il 29 giugno 2022. C'è da dire che questa giornata si concentra su un'unica testimonianza, e meno male, perché questa sola testimonianza ha fatto emergere parecchi dettagli importanti, così diciamo. Infatti, è stata ascoltata l'assistente dell'ex capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadow, e questa assistente si chiama Cassidy Hutchinson. Come vi dicevo prima, siccome queste udienze sono state rese pubbliche soltanto in questi 2 mesi, ma in realtà vanno avanti da molto più tempo, la stessa Cassidy ha collaborato con la commissione per altre 4 udienze. Quindi noi adesso la vediamo qui per la prima volta nel giorno 5, ma in realtà la sua testimonianza l'ha data anche nelle udienze precedenti che non erano state rese pubbliche. Allora, partiamo da un presupposto, e cioè che nei video precedenti è stato spiegato nelle testimonianze come Trump fosse consapevole del fatto che il suo opporsi ai risultati delle elezioni poteva scatenare una serie di violenze da
da parte dei suoi sostenitori. Però la testimonianza della Hutchinson porta questa consapevolezza ad un livello totalmente nuovo. Perché dico questo? Perché la Hutchinson racconta che il giorno del 6 giugno 2021, prima della rivolta a Capitol Hill, vi ricordate che è stata fatta la Save America March dove Trump ha parlato, diciamo, ai suoi sostenitori? Ecco, in quel caso Trump era stato avvertito che erano state confiscate alcune armi ai suoi sostenitori e lui ha detto che comunque non gliene importava una beneamata e in più dice che prima la Hutchinson racconta che prima di salire sul palco Trump abbia detto ai suoi a chi abbia ordinato al suo staff di spegnere i metal detector. Per quale motivo? Perché secondo lui le persone che erano là non avevano alcuna intenzione di fargli del male e in fondo nemmeno gli importava se avevano delle armi, proprio perché tanto a lui non avrebbero fatto nulla. In più, un'altra cosa che è emersa nelle testimonianze dei giorni scorsi era che Trump, dopo aver fatto questo discorso durante la Save America March, in cui comunque invitava i suoi sostenitori a marciare verso il Campidoglio in maniera pacifica, voleva in realtà unirsi a loro. La Hutchinson dice che non era solo un'idea che aveva pensato Trump e aveva tenuto per sé. Infatti, oltre a renderlo noto, diciamo, alle sue persone più vicine, tipo Rudy Giuliani, a quanto pare lo sapeva anche il suo staff, i servizi segreti lo sapevano. Perché dice questo? Perché secondo la Hutchinson, mentre Trump stava parlando sul palco, la Guardia Nazionale era entrata a conoscenza dei servizi segreti, del fatto che Trump volesse unirsi ai suoi supporters nella marcia al Campidoglio e infatti i servizi segreti stavano cercando un itinerario, diciamo, sicuro affinché Trump potesse fare quel pezzo di strada, insomma, dall'obelisco Washington fino al Campidoglio in maniera del tutto sicura. E questo si evince da cosa? Anche da registri resi pubblici delle chat del Consiglio di sicurezza. E del fatto che il cerchio ristretto di Trump sapesse che Trump volesse andare al Campidoglio viene testimoniato sempre dalla Hutchinson sul fatto che Rudy Giuliani, come vi ho detto prima, il 2 gennaio, quindi pochi giorni prima della rivolta, abbia detto proprio alla Hutchinson: andremo al Campidoglio. Quindi era un piano che, presumibilmente, secondo queste testimonianze, era già in atto da un bel po', insomma, avevano già quest'idea di voler fare tutto questo, insomma. A questo punto la testimonianza di Cassie di Hutchinson si conclude con il botto, devo essere sincera, però in realtà c'è da prenderla con le pinze perché è una testimonianza di seconda mano. Perché dico questo? Perché quello che ha raccontato Cassie di Hutchinson alla commissione dice che in realtà le è stato raccontato da Tony Ornato, che era il vice capo dello staff, e da Robert Engel, che era un agente dei servizi segreti in servizio il 6 gennaio 2021. C'è da dire che Ornato ed Engel sono stati ascoltati a porte chiuse, quindi non si sa cosa abbiano detto in realtà, ciò che hanno detto lo sappiamo soltanto attraverso le parole della Hutchinson. Appunto, lei dice che Ornato le ha raccontato che alla fine del discorso che ha fatto Trump durante la Save America March, a quanto pare Engel, che appunto era l'agente dei servizi segreti in auto, diciamo, che stava aspettando Trump in auto, ha detto all'allora presidente che non era più sicuro andare a Capitol Hill. E a quel punto, a quanto pare, Trump si è opposto. Come si è opposto? Dicendo che sono il cazzo presidente, portatemi al Campidoglio, e a quanto pare ha preso in mano il volante e con l'altra mano ha tenuto da parte Engel. Ora, c'è una foto fittizia che gira per il web, ma in cui non si vedono bene i volti, quindi non è detto che quello sia Trump e quell'altro sia Engel, quindi c'è questa immagine, ma insomma, anche in questo caso non prendetela come vera, come reale, anche se è reale, comunque non è detto che dentro quella macchina ci siano Trump e il suo agente dei servizi segreti. Dopo questa testimonianza, i servizi segreti si sono fatti vivi dicendo che sono disposti a far testimoniare i loro agenti sotto giuramento, per dire che in realtà nulla di tutto questo è mai successo. Quindi,
Io devo vedere se nei giorni successivi ci sarà una testimonianza del genere. Comunque, io vi terrò aggiornata. Tanto tenete conto che il prossimo video di questa ormai rubrica è diventata una rubrica, conterrà i giorni 7 e 8 di questa inchiesta. Naturalmente, vi ripeto, se vi piace questo tipo di video, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!